Che vi avevo detto l'altro giorno? No, vabbè, sono un mago. L'altro giorno Gravina è andato a pranzo con De Laurentiis e io gli dissi: vedrete che adesso succederà che questi personaggi diranno scandalo. De Laurentiis a pranzo con Gravina nel ritiro in Abruzzo. Che vi avevo detto? Scandalo, proprio la stessa. Gigio, dopo Gigio Nostro, scandalo FIGC, Gravina a pranzo con De Laurentiis. Vedete ragazzi, ormai sono un libro aperto, questi vedono scandali ovunque ed è per questo che noi dobbiamo divertirci, perché ormai riusciamo anche ad anticiparli, riusciamo anche ad anticiparli. Peccato, avrei dovuto fare un video, però non sapevo chi di questi personaggi cominciasse questa battaglia adesso contro il pranzo di Leonti. Se io vi ho pure detto, attenzione, questa è la quinta giornata, se dovesse succedere qualcosa in quella partita, riporteranno tutto a pranzo. Ah, vabbè, sono un libro aperto ormai. Ragazzi, oggi ci divertiamo un poco con Colpo Gobbo che affonda Topo Gigio. Non è che ci vuole arte, però vediamo che cosa ha detto. Iscrizione al canale di Salento e Basta. Iscrivetevi perché più siamo, più facciamo rumore quando ridiamo di loro e un like al video. Sapete che Topo Gigio ha voluto fare un video, no? Dove addirittura gli citavano il titolo, gli taggavano nel titolo e Colpo Gobbo non gliel'ha mandato a dire. E gli ha risposto per le rime e gli ha detto: bello mio, io non devo difendere niente, non devo difendere niente. Come dico io, no? Quando attaccano l'Inter, io non devo difendere niente, sono tutte stronzate messe da quei quattro personaggi farlocchi e con i titoloni di Matt, con le stronzate di Peter Pan, con le scorregge di Topo Gigio e con la firma, no? Di Vessicchio in tutti questi video, perché poi lui dice: ma Topo Gigio ha detto questo, Peter Pan è andato a sentire il bandito, il top. Allora, e io vi dico sempre, ragazzi: ma io non devo, quando mi scrivono, ma perché loro argomentano e tu no? Perché non c'è niente da argomentare, ebbene, non c'è niente da argomentare. Io non devo argomentare su un qualcosa che non esiste, ok? Quando dicono che l'Inter retrocederà, io non devo argomentare perché non è vero. Che cosa devo argomentare? Posso solo dire non è vero, è una stronzata. Ma capite? Cioè, io posso argomentare qualcosa che dice Vessicchio. Ma di cosa stiamo parlando? È tutta un'invenzione del suo cervello. Io devo argomentare, io non devo proprio argomentare niente. Io faccio parlare il campo. Quando dicono l'Inter non ha pagato Frattesi, io ve l'ho detto una volta, basta, l'Inter l'ha pagato Frattesi il 2 luglio. Poi, se voi ci credete, va bene, se non ci credete, ma sapete quanto me ne frega a me che voi non ci credete. Quindi statevi voi, andate voi a ridere delle notizie di Vessicchio, voi vessicchiani, noi ridiamo di voi e di Vessicchio. Questo è Colpo Gobbo. Rispondere a qualche accusa che è stata mossa da qualche youtuber piccolo, perché insomma uno youtuber piccolo quando menziona me Toselli Ghino nel video con tanto di tag alimenta un certo tipo di movimento e quindi. Io questo per la verità non l'avevo mai pensato, io anzi, io molte volte cito qualche canale, ma solo per dargli la possibilità a lui di sapere che lo sto citando, mo questa cosa della pubblicità, vabbè, comunque, ognuno. Vuole delle risposte quest'uomo? Gliele do tranquillamente, non ve lo menziono neanche perché non è una questione di. Non lo menziono neanche perché, cioè, capite come vengono percepiti questi non dagli youtuber con i grossi numeri, perché poi alla fine chi se ne frega dei numeri, ragazzi. Se uno vi piace, pure se c'ha 200 iscritti. Ma guardate come come vengono percepiti quei quattro dagli juventini stessi. Eccetera, ma è un'accusa che è stata fatta, ovvero voi tre che siete i leader opinion della Juventus qua su YouTube per i numeri che avete, non difendete la Juve dalle malefatte della Marotta League e di tutte queste cose. Ragazzi, cioè, questo no, Colpo Gobbo, Toselli, l'altro che era, e l'angolo di Chinosci, in tre fanno quasi 500.000 iscritti.
No, gente davvero super seguita, cioè, nel senso, io mi sogno quei numeri, ma mi sogno davvero. Cioè, questa è gente che fa 30-40 mila visualizzazioni con un video. E quindi, capite? Spostano il pensiero dell'opinione pubblica. E niente, vengono invitati da Topo Gigio a unirsi a loro nella lotta contro l'Inter. Però Colpo Gobbo giustamente dice: io, tra poco lo sentiremo, no? Ho fatto le battaglie per le plusvalenze l'anno scorso, no? Due campionati fa, ho fatto le battaglie. Quindi non è che io non difendo la Juve, io difendo la Juve, ma non sulle stronzate che vi inventate voi, e adesso lo dirà. Bene, io ci sto molto attento nel non illudervi sulle cose che potrebbero non accadere in questo caso. Qualcuno paventa scenari apocalittici, no? Per quanto riguarda l'Inter, per l'acquisizione di Oktri e di alcune situazioni, alcune pratiche che possono sfociare nell'illecito, se è, insomma, caldo insopportabile. Se è, insomma, vediamo la giustizia fa il suo corso eventualmente, ma qualcuno pensa già che l'Inter potrebbe essere retrocessa e via discorrendo. Io non me la sento di illudervi a tal proposito. Non me la sento perché fare la figura del pagliaccio, oltretutto. No, ragazzi, queste no, poi dovete prenderle anche come lui dice: farei la figura del pagliaccio. Ma che cosa vuole dire? Che siete dei pagliacci, quello vuole dire. Cioè, se io dicessi queste cose, farei la figura del pagliaccio. Quindi, tradotto, voi che state dicendo queste cose, siete dei pagliacci. Anche che questa accusa è completamente falsa. Oh, ragazzi, questa accusa sull'Inter è completamente falsa. Capite? Quando io dico quelli che seguono quei canali fallocchi sono gente che vuole sentirsi dire alcune cose e con loro queste cose le trovano. Ma non è che cioè, vogliono solo sentirsi dire che l'Inter fallirà e loro la giornata la passeranno in allegria. Io parlo personalmente, ma gli altri avranno anche la capacità di togliersi di dosso certe accuse. Dovete farmi questa domanda: come è saltato fuori quel video di Santoriello? Quel video di Santoriello lo butto io su Twitter, poi c'è un gran lavoro, una concatenazione, che porta all'evidenza di alcune frasi importanti di Santoriello. L'ho tirato poi, e se voi scrivete Antonello Pira, che è il mio nome e cognome, Santoriello, trovate gli articoli del Corriere della Sera, trovate gli articoli di Tiscali, trovate tutte quelle evidenze, ovvero lo youtuber Antonello Pira ha tirato fuori quel video, poi il 29 era sbobinato, ha trovato alcune situazioni e le abbiamo messe a disposizione di tutti. Per cui dire che Colpo Gobbo non si spende a favore della causa bianconera è una puttanata, cioè una puttanata tanto per dire: ah, loro ormai sono arrivati, se ne fottono i coglioni, parlano di campo, di mercato e basta, però delle questioni sportive non ne parlano perché non vogliono sporcarsi le mani. È una cazzata, perché al di là di tutto chi ha battagliato tanto contro la giustizia sportiva nel caso plusvalenze e questioni stipendi, ci sono stato anch'io in prima linea, oltretutto coinvolgendo tantissimi professionisti, da Giovanni Romanini, Fabrizio Bava, il professore dell'Università di Torino, per fare chiarezza, per fare vera informazione e per combattere quel che ci stava un po' succedendo. Capite, ragazzi? Con molta tranquillità, perché poi si vede proprio, si nota, no? La serietà di una persona mentre parla. Lui giustamente dice: io non posso andare ai miei utenti, no? A chi mi ascolta, a propinare scemenze, no? Così inventate da me. Non posso, non posso. Cioè, io devo rispettare il mio utente. E così dovrebbero fare loro. Però loro hanno intrapreso questa battaglia. Don Chisciotte, no, che combatteva contro i mulini al vento, così sono loro. Sono battaglie perse, messe lì ad arte per soggiogare quegli utenti che vogliono sentirsi dire queste cose. Hanno fatto il loro video, mentre Colpo Gobbo a questo non ci sta, Toselli a questo non ci sta, l'angolo di Chinosci a questo non ci sta. Loro parlano della Juve e non si inventano stronzate solo per buttare fango sull'Inter. Ciao ragazzi.